Ciao a tutti ragazzi, allora oggi vi porterò nel posto dell'altro video perché facciamo un'altra sessione di pesca lì per provare a catturare qualche carpa o se ricapita lo storione, speriamo. Allora, il mio amico Andrea deve ancora arrivare, ci metterà poco, dopo iniziamo. Oh cavolo. Ok, questa non ci voleva perché ci troveremo tendifilo naturali praticamente. Speriamo vada bene. Eccoci qua ragazzi per la seconda parte, ci troviamo nello stesso posto della scorsa volta, della parte 1. Non appena arrivato io, ho calato la canna esattamente sotto quei rami là e mi è partita subito una carpa di discrete dimensioni. Faceva circa 5-6 kg e presa con del mais. La diversità di questa sessione è che io sto pescando con dei sacchettini, ho provato a cambiare mettendoci dentro balestre spaccate, fioccato, pellet e farina. La farina è molto importante perché fa nuvola. Sto giro staremo qua più della scorsa volta, speriamo che magari verso sera, tarda sera, inizino a muoversi di più. Beh, invece sto pescando vicino a dove ha preso la carpa Andrea, però con chicchi di mais e fra poco cambierò, metterò su qualche Tiger Net, sempre su, però con qualche chicco di mais attaccato. Sacchettini non ne uso, vediamo la differenza se c'è. Io adesso ho provato anche a usare delle boilies da 20 mm al gamberetto, può essere, speriamo che qualcosa ci dia, staremo a vedere cosa succederà. Ho cambiato spot da quello di prima, le canne le ho lanciate tutte in mezzo alla corrente dove scende la cascata. Perché abbiamo visto molte carpe anche là. Abbiamo avuto molte carpe girare, cercavamo di puntare la cattura, però fin adesso niente. Domani ci siamo messi d'accordo che veniamo a pasturare quella zona per vedere se riusciamo a fare più catture. I luoghi di pesca sono più o meno quelli. Ormai noi ci tappizziamo tutta questa piccola zona per vedere se riusciamo a fare qualche carpo, qualche big, se casomai c'è. Però fin Il adesso. luogo è molto insidioso perché ci sono molte alghe che galleggiano, si appendono al filo e danno molto fastidio. I tendifilo non possiamo usarli perché l'alga sottoriva è devastato, per cui Poi bisogna anche studiarsi bene l'ambiente perché se lanci in un punto trovi le alghe e le carpe mica ci arrivano in mezzo. Quindi bisogna stare molto attenti. molto attenti e cercare di farsela arrivare il più vicino possibile. Lo storione oggi stranamente non l'abbiamo visto. No, non l'abbiamo trovato. Speriamo di vederlo No. domani e di prenderlo. Sì, domani veniamo qua a pasturare con fioccato, boilies spaccate, e giusto da fare molta nuvola e vedere se le carpe vengono tirate solamente dall'odore senza saziarle. Il luogo di pesca è molto difficile perché basta un minimo rumore e le carpe spariscono, come abbiamo visto prima. L'importante è avere già fatto un buon risultato oggi e speriamo che nel tempo di farne sempre meglio in questo luogo di pesca molto difficile. Abbiamo fatto un E bel come si dice? barbo tempo fa, Tempo fa, quando c'era molto anche molto vento, bello, è era stato un stato bel circa un barbo. Le chiletto. strade in mezzo ai boschetti. E adesso veramente ci Eccole, mettiamo. eccole, eccole, delle scarde, le carpe che stanno venendo verso di noi. Erano Dove? sotto le ninfee. E anche là sotto le ninfee è un buon posto perché abbiamo visto che. Cioè, ci sono, però è difficilissimo lanciare. O hai fortuna o fai un lancio millimetrico. Oppure ti ritrovi proprio in mezzo alle alghe, che è impossibile. Giovedì torneremo qua sperando di fare belle catture, bei risultati e vediamo. Purtroppo già oggi la corrente ha portato dei detriti come un bel ramo molto grosso, speriamo che resti fermo là perché sennò ci intralcia. Molte persone lanciando sui rami ci intralciano il nostro lancio perché tutti i fili che penzolano, oggi ho dovuto toglierli per forza. Cambiando discorso un attimo, parliamo un po' degli inneschi.
Innanzitutto iniziamo a dire che qua pescare pop-up ovviamente in zone di corrente non ha nessun senso, poiché la corrente la tiene giù, per cui stiamo optando per pescare con mais finto, tiger. Io ho provato con delle boilies da 20 mm al granchio e una al cioccolato, ma non ho visto risultati. Io la mia l'ho fatta col mais, speriamo sì, insomma, di avere buoni risultati. Domani pasturando vedremo la situazione delle carpe, sperando in qualche bel risultato e soprattutto che lo storione torni fuori. Qualcosa altro da dire? Speriamo. Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua nel nostro spot preferito, diciamo. Ieri, come vi dicevamo l'altro giorno, siamo venuti a pasturare, abbiamo bombardato soprattutto la zona solita là e quest'oggi si sono visti veramente dei grandissimi risultati, di cui ha fatto una bella regina sui 5 kg sì. E una grandiosa full scaled che sarà stata 10 kg sicuri. Abbondanti. Ha avuto tutte partenze buone. Una, la full scald l'ho fatta lì in corrente con chicco di mais, boilies della Nash all'arancia e un altro chicco di mais da 10 mm piccolina, e l'ho fatto anche là la regina, quella piccolina l'ho fatta sotto là sempre con questo innesco, è il massimo. Stiamo continuando a bombardare con del fioccato aromatizzato all'aglio, vediamo cosa succede. Casomai verso stasera, visto che abbiamo pasturato con fioccato all'aglio come ha detto Andrea, provo a mettere su qualche boilies all'aglio, sempre di 10 mm. Vediamo le carpe comunque muoversi molto, quindi sono in attività. Lì sotto soprattutto le vediamo andare a venire. Lì c'è un bel branchetto di carpe. Da qui vediamo molto bene il fioccato che si sgretola e vediamo anche le carpe che lo mangiano. Speriamo che mangino anche i nostri inneschi. Già. Lo storone non si è ancora fatto vedere. No, da due giorni, tre che non si vede. È abbastata la lezione, speriamo che torni fuori e speriamo di fare... Noi siamo sempre in ammollo, si sta da Dio perché c'è un caldo. È molto caldo, si sta veramente bene. E adesso il nostro obiettivo è fare una regina che abbiamo visto l'altra volta sotto quegli alberi di là, che sarà stata sui 13-14 kg. Abbondante, anche tanto. Era bella, veramente bellissima, era grossa, perfetta. A noi basta comunque far carpe. Yeah. Vi mostro come fare la montatura. Il nostro innesco praticamente. Allora. Mais finto, boilies all'arancia Nash e un altro mais finto. Vedete, questo è l'innesco che proverò adesso, pallina al gamberetto da 20 e due chicchi di mais finto per fare colore. Bene ragazzi, questa è ormai la fine di questa sessione giornaliera, sono ormai le 7:30 passate e adesso le carpe ne vediamo meno, comunque poco, sarà 10 minuti fa abbiamo avuto un'altra bella partenza. Guardate che partenza ragazzi, spettacolare. Bella regina sui 4 kg. Oggi le carpe devo dire che sono state molto molto in attività, adesso sono tornate molto in attività dove c'è il tronco che scivola in acqua. Abbiamo visto anche che c'è una carpa, un'albina, o non ci sa se è albina o koi, comunque è tutta bianca, è bellissima, è una regina piccola, stupenda. Adesso io ho cambiato spot poiché non vedevo risultati da là, pur avendo pasturato ieri e oggi, e mi sono messo di là poiché ho visto che le carpe andavano o verso valle o verso monte, per cui ho provato a cambiare spot e difatti lui l'ultima che ha fatto l'ha fatta là, dove abbiamo le mie carpe. Perché prima vedendo, quando pasturavamo sotto l'albero lì, vedevamo che tutte le carpe praticamente andavano verso, cioè seguivano la corrente, e allora io ho deciso mettiamola lì perché vedo che c'è questo canale, e infatti ho avuto la partenza anche molto bella, durata anche tanto. E adesso le carpe le sto vedendo da qua in alto che sono tornate molto là dal tronco, ma purtroppo là dal tronco bisognerà pescare da di là per evitare di inganciare il tronco. L'albina o quel che sia è sempre là,
speriamo di fare l'ultima partenza. Comunque stiamo vedendo che il nostro spot migliora di giorno in giorno. Il primo giorno non abbiamo visto niente a parte pesce bianco, il secondo ho già iniziato io a tirare fuori una bella carpa e oggi che è la terza volta le carpe stanno venendo fuori più frequentemente e anche di belle, devo dire. Che dire, speriamo che domani comunque verremo qua, penso, a pasturare di nuovo, perché vogliamo tenerci questo spot molto buono, così le carpe si iniziano a ambientare. Speriamo anche di fare il bestorione, l'albina, puntiamo, e a qualche biga del fiume, e come, visto che e ci la sono. Regina che stavo dicendo prima. Il posto è meraviglioso, questa è l'ora perfetta secondo me, perché comunque è un'ora meravigliosa, inizia a venire fuori il fresco, le carpe iniziano a circolare di più, infatti sono tornate lì. Che dire? Non c'è il sole, si sta da Dio, e speriamo. Il brutto di questo posto, dobbiamo dire, è che comunque ecco una carpa là in fondo, anzi il solito specchio. Devo dire che il brutto tra virgolette di questo posto è che ci sono parecchie alghe che galleggiano sul fiume, per cui ti prendono spesso i fili e dà molto fastidio, anche perché non sono alghe piccole. Aspetta, potrei anche mostrarvelo subito. Guardate là, ogni lancio è una. Vedete sul picchetto, quello è lo spot che ha detto Andrea prima, e vedete prima pescavo sotto l'albero lì e poi tutte le carpe si spostavano lungo dove c'è quello spiazzo un po' chiaro. Vorrei ricordare adesso, parlare un po' dei mix che stiamo usando, i stick mix. Ieri siamo venuti qua a pasturare con X-File, un prodotto secondo me favoloso del mio sponsor Moto Pesca. Come base è un mix fruttato, la prossima volta vi farò vedere com'è. È un mix che veramente funziona parecchio e ho pasturato ieri, abbiamo pasturato su tutti i cannetti là, e sia di X-File, sempre che stick mix, e di fioccato. Devo dire anche che per me oggi le carpe sono molto in attività, perché sta cambiando molto il tempo. Infatti da stamattina, oggi pomeriggio, primo pomeriggio, si è molto nuvolato il cielo, nuvole nere, difatti per sabato hanno chiamato pioggia. Yeah. Che dire, la prossima volta cambieremo spot di pesca. Proverei la prossima volta io invece a pescare da lì e lancerei dove vediamo, dove è appena venuta adesso la schiena carta fuori. Ribadisco, la prossima volta anche provo un altro tipo di stick mix, base canapa, sempre di Matto Pesca, che è lo sponsor. Per me comunque l'X-File è uno dei mix che trovo veramente fantastico, perché in qualsiasi tipo di ambiente che sono stato io personalmente a pescare ha funzionato veramente bene. Come montatura sto pescando di rig, adesso da sperare solo che così si attacchi. Passo la parola al mio socio. Allora, anch'io, come ha detto Andrea, sto pescando di rig con boilies, aglio e arancio. Anch'io ieri ho dato una mano a pasturare e oggi abbiamo pasturato anche con palle di fioccato. Ho dimenticato di metterci la melassa, ma non importa, faceva lo stesso tanta macchina acqua, e allora anche, cioè, ci sono ancora le palle ferme sul fondale ancora. Quindi vuol dire che rimanerà la pastura per un bel po'. Allora, lo spot che faremo la prossima volta sarà poco più qua di questo, perché vorremmo provare a fare lanci millimetrici sotto gli alberi o sotto le rive. L'unico posto in cui lanciando da lì a lì sei perfetto per il 70% di beccare il tronco che c'è in acqua, ossia l'ostacolo dove le carpe mirano, di fatto stanno tutte là. Intanto ogni giorno che passa che noi peschiamo è sempre meglio, però ci modifichiamo anche sempre la puntazione.
perché visto che è corrente, è tutto naturale, a volte ci sono degli alberi o dei cespugli che cadono in acqua. Infatti quest'oggi siamo riusciti a togliere un tronco dall'acqua che veramente era un ostacolo. Se c'era ancora l'ultima carta che ho preso, non avrei riuscito a prenderla, non sarei riuscito a prenderla. Perché loro sono abituali a nascondersi in ogni pericolo sugli ostacoli. Vorrei fare nel prossimo filmato che vi mostreremo, cambiare tipo di zona, provare su un posto che c'è qua avanti, una serie di pontili, e lì insidieremo le big, là ci sono veramente gran bei pesci, speriamo di farne, speriamo perché là vengono fuori dei belle over, da 15, da 20, è un posto molto difficile anche perché di carpe ne hai, ma comunque il posto è molto ma molto più grande di questo, ricco di ninfee, speriamo di fare qualche pesce anche là, anche perché sicuramente quello che abbocca là è molto grande. Il bello di questo posto è che, cioè no, il bello, nel senso il bello è che ci sono queste belle big, il brutto è che non si può stare, cioè in giornata è così difficile, cioè è impossibile pescarne. Infatti questi video li faremo anche di notte e speriamo di farli bene. E speriamo anche di fare qualche carpa. Esatto. Perché là conosciamo gente che ne ha fatte e vogliamo affrontare anche noi. Questo posto qui l'abbiamo conosciuto girando in bici praticamente. Forse lo conoscevo già da Lo conoscevo già da molto tempo perché venivo qua a spinning e facevo già allora belle fario. Dopo Orcogliani venendo qua a spinning osservavo molto l'acqua, studiavo il fondale, studiavo le correnti e ho notato che c'era la presenza di molte carpe. Difatti siamo venuti qua a carp fishing, e vediamo risultati veramente, veramente ottimi. Sono molto soddisfatti anche perché stiamo testando dei prodotti nuovi che ci hanno dato da testare e stanno funzionando veramente, ma veramente bene. Siamo venuti anche molto tempo fa, mesi fa, che però comunque c'era, diluviava molta pioggia, c'era vento, però carpe ce n'erano sempre tante, però quindi l'unico pesce che abbiamo fatto è stato un bel barbo, veramente bello, un signor barbo. Da dire, tornando sempre al discorso delle big, che le big comunque stanno nei posti in cui è molto ma molto ma molto difficile pescarle, ossia andando avanti per questo sentiero l'acqua diventa sempre più colma di alghe e le big le vedi girare là, però è molto difficile pescarle. Anche tempo fa ne abbiamo vista una che sicuramente i venti li faceva, sì, ma però vedi l'acqua marrone da tante alghe che ci sono. L'unico posto accettabile è da qui in poi, in cui noi andiamo ad Anguilla giù di là. Che dire, un altro bel posto è sempre avanti giù di qua, c'è una corrente bestiale, noi andiamo lì a spinning e l'altra volta abbiamo fatto belle fario, una ne ha fatta una veramente bella da un chilo, io ne ho fatte altre, ho fatto anche lucci e l'altra volta fatalità abbiamo visto anche un branchetto di carpe, esatto. Molto belle, fidatevi che prenderle in quel posto è molto difficile e se la prendi tira, che è un piacere, poiché la corrente è veramente ma veramente forte. Cosa molto ma molto importante che vogliamo ribadirvi come concetto, la cura del pesce. Innanzitutto mi raccomando, dovete stare molto attenti, l'uso del materassino e se avete, non è d'obbligo, ma se avete, la culla, fattore importante per un pesce. Mi raccomando comunque il materassino, trattarla con cura, bagnarla sempre e costantemente, e la slamatura mi raccomando. State molto attenti, guardate sempre quando la mettete in retino e la tirate su per mettere il materassino che le pinne siano piatte, non aperte, se no il pesce rischia veramente di farsi molto male. Passo la parola al mio socio che vi ribadisce sempre questo punto. Noi, cioè, nella protezione del pesce abbiamo una tecnica diversa. Noi non lo tiriamo su con materassino, beh, cioè, ce l'abbiamo sia il materassino e sia la culla, però noi preferiamo trattarlo in acqua praticamente. Infatti noi siamo disposti gli stivali per andare dentro e proprio senza non tirarlo fuori, non lo tiriamo fuori dall'acqua, cioè sì, vabbè, per le foto o il video del rilascio, ma sempre in acqua, così non ci sono veramente problemi.